L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto intende valorizzare il tuo talento e le tue inclinazioni attraverso il settore tecnico. Sei appassionato di mare, navi, di costruzioni e motori marini? Ti piace lavorare in un settore aperto alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica dei trasporti o nelle industrie di costruzione di mezzi di trasporto svolgendo attività di riparazioni, regolazioni e controlli dei sistemi di bordo? Allora scegli il settore tecnico indirizzo trasporti e logistica, ex nautico. Puoi scegliere tra le opzioni conduzione del mezzo navale, conduzione di apparati e impianti marittimi, logistica. E dopo il diploma potrai continuare gli studi presso gli istituti tecnici superiori nell'ambito mobilità delle persone e delle merci attualmente presenti. Essere tra le figure professionali più richieste per l'intero settore, cui accedere anche con livelli di istruzione post diploma, ufficiale di coperta, conduzione del mezzo navale, ufficiale di macchina, conduzione di apparati e impianti marittimi, logistica, addetto alla logistica. Sei consapevole che la vita quotidiana è influenzata dalle tecnologie dell'informazione? Ti attraggono i sistemi informatici e vorresti apprenderne le tecniche di configurazione e di installazione? Il settore tecnico con indirizzo informatico sembra fatto apposta per te. Sei appassionato di sistemi elettronici e di impianti elettrotecnici? Ti affascina la robotica e l'automazione? Ecco per te il settore tecnico con indirizzo elettronico. Allora, settore tecnico, indirizzi, trasporti e logistica, informatica ed elettronica. Dove? Presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto, naturalmente. Taranto, sede centrale, via Lago Trasimeno 10. Taranto, sede costa, via Lago di Misurina 2. Talsano, sede Falanto, via Brunelleschi 20. Open day nelle seguenti domeniche. 2 e 16 dicembre, 13, 20 e 27 gennaio dalle ore 9 alle 12, 13 dicembre e 17 gennaio dalle ore 16:30 alle 18:30. Colora il tuo futuro con la scelta giusta. Scegli Archimede.